Il suo nome vuol dire pace. La Mir, unica stazione cosmica abitata esistente, è il simbolo della tecnologia spaziale sovietica, un tempo ricca e potentissima. Si trova in orbita intorno alla Terra da quasi 10 anni. Il suo primo modulo venne lanciato nel febbraio dell'86. Da allora è cresciuto come un gigantesco meccano spaziale. A incastro sono arrivati altri moduli, i due Kvant per esperimenti di astrofisica, biomedica e osservazione della Terra, il modulo Crystal per ricerche sui nuovi materiali e lo Spectre per il monitoraggio dell'ambiente terrestre. Un gigante lungo quasi 50 metri e che pesa 130 tonnellate. Gira intorno al nostro pianeta alla velocità di 27.000 km all'ora. Può ospitare 6 persone contemporaneamente ed è servita da casa e laboratorio per 30 equipaggi, quindi decine di astronauti. Uno di essi, Valery Polyakov, ci ha vissuto per 1 anno e 3 mesi, il record assoluto di permanenza nello spazio. I cosmonauti raggiungono la Mir dal deserto del Kazakistan, lanciati con una navicella Soyuz. A bordo si svolge una manutenzione continua. Gli astronauti sono in grado di riparare ogni guasto. La durata della Mir si basa su tecnologie tanto efficaci quanto semplificate. I rifornimenti alla stazione spaziale arrivano ogni 2 o 3 mesi. A fare la spola è un'altra navetta, il Progress, che poi, caricata di rifiuti, viene sganciata dalla Mir e si distrugge bruciandosi nell'impatto con l'atmosfera. Un vai e vieni continuo tra la Terra e la casa cosmica che dai suoi 400 km di altezza ha assistito al dissolversi dell'impero sovietico e all'apertura verso gli ex nemici, gli Stati Uniti. E la Mir è stata proprio il palcoscenico del nuovo rapporto. A bordo è salito un astronauta americano e per ben 2 volte lo shuttle statunitense si è agganciato alla stazione russa. 2 giganti nati per non incontrarsi mai hanno volato abbracciati, l'inizio di una nuova era spaziale.